da Confindustria, il Post in Fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane. 7:51 minuti, siete su RTL 102.5, mercoledì 3 novembre. Buona giornata da Giusy Legrenzi, Massimo Lonigro e Enrico Galletti. Lo avete sentito la nostra sigla. Torna una nuova puntata del Post in Fabbrica. Oggi siamo con AAA o AAA Advanced Accelerator Applications, azienda del gruppo Novartis con 281 dipendenti, di cui 113 giovani, e sta cercando 29 figure che fa fatica a trovare. Ne parliamo con Elena Pecora, che è Head of Marketing and People Manager, appunto, di AAA. Buongiorno. Buongiorno Elena. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui, grazie a voi e a Confindustria per questa opportunità. È un piacere averla con noi. Allora Elena, cerchiamo di definire intanto l'azienda, di cosa vi occupate? Esatto, AAA, come ci piace chiamarla, è un'azienda innovativa specializzata nel campo dell'oncologia e della medicina nucleare. Nello specifico produciamo diagnostici e farmaci, terapie che permettono di avere un'azione mirata sulle cellule tumorali. Quindi davvero si tratta di terapie che possono cambiare la vita dei nostri pazienti. Ecco, veniamo allora alla vostra ricerca di dipendenti, che è un po' il senso di questa rubrica, il Post in Fabbrica. Cercate 29 figure e, lo sentivamo in apertura, fate fatica a trovarle. Partiamo proprio da qui. Avete individuato i motivi, insomma, di questa difficoltà? Beh, c'è da dire che rispetto ai valori della nostra azienda, per noi è fondamentale trovare persone che siano effettivamente allineate un po' con i nostri principi chiave, no? Valori di curiosità, di avere la voglia di mettersi al servizio della squadra, di continuare ad imparare ed essere un po' allineati anche con l'idea dell'innovazione che permea in tutti i dipartimenti della nostra azienda. È sempre una sfida trovare persone con queste caratteristiche. Ecco. E poi ovviamente ci dobbiamo anche distinguere per integrità, coraggio, insomma, siamo, diciamo, high level. E naturalmente quando arrivano da voi in AAA devono passare da lei, no Elena? Lì con la bacchetta, Head of Manager, Head of Marketing and People Manager, quindi è chiaro che insomma poi passano da lei. Che cosa deve vedere in questi ragazzi, in questi giovani, in questi laureati, quando si siedono davanti a lei, alla sua scrivania? Cosa deve percepire? Io credo che la cosa più bella che si possa trovare in un candidato che si presenta è proprio la voglia di imparare e la voglia di essere comunque curiosi, avere una mentalità aperta e soprattutto agire nell'interesse anche di avere una missione che sia allineata con i nostri valori, no? Lo dicevo prima, cambiare un po' le vite dei nostri pazienti continuando a guidare l'innovazione nel campo della medicina nucleare. È bello vedere quando una persona è appassionata effettivamente nel lavoro in questo modo. Certo, abbiamo detto quindi che cercate 29 dipendenti, che tipo di figure state cercando? Allora, abbiamo numerosi dipartimenti che ad oggi stanno cercando, nello specifico per macro capitoli possiamo individuare 10 posizioni nel reparto produttivo, un'altra decina nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, che per noi ovviamente è il core anche dell'azienda, e altre 9 figure di territorio, ovvero di informazione scientifica, di market access e anche figure come medical liaison sul territorio. Certo, dove lavoreranno, perché avete molte sedi? Esatto, noi abbiamo 4 sedi, quella di Saluggia, di Meldola, Pozzilli e il nostro cuore a Ivrea con l'Eretto Giacosa nello specifico. E sono figure che ovviamente possono lavorare nei reparti produttivi e quindi nello specifico principalmente a Colleretto e a Saluggia, ma allo stesso tempo anche in tutta Italia. Quindi fondamentalmente non abbiamo una richiesta specifica di provenienza dei nostri candidati, proprio per appunto la natura dell'azienda che è un po' sviluppata in tutta Italia. Allora, intanto in bocca al lupo per le vostre ricerche. Noi ricordiamo anche il sito dove i candidati si possono, diciamo, possono candidarsi, appunto. Esatto, www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Potete inviare i vostri curriculum o curricula, non ci libereremo mai di questa di distinzione. Dubbio. Va bene, ringraziamo la nostra ospite. Grazie davvero alla People Manager di AAA, Elena Pecora. Buon lavoro e a presto. A voi.